Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo video dedicato alle pillole di efficacia fiscale, dove condivido con te le soluzioni fiscali che propongo ai miei clienti imprenditori che hanno già un SRL, oppure a tutti i miei clienti che acquistano una consulenza di efficacia fiscale insieme a me. Oggi con te voglio, diciamo, condividere la soluzione alla domanda di questo tipo qua, ossia conferendo le quote della SRL operativa alla mia società semplice, qual è la tassazione a cui si va incontro? Ovviamente questa domanda è un pochettino più evoluta sotto un punto di vista fiscale rispetto ad altre situazioni più semplici, appunto perché questa situazione riguarda una situazione in cui magari tu hai già un'azienda avviata con utili elevati e in cui hai utilità a utilizzare una società semplice holding. Ok, perfetto. Dunque, quando tu ti trovi in questa situazione, ecco che può capitare molte volte che tu non sei già pronto con la tua società semplice holding che controlla la tua SRL figlia, ma magari tu sei un imprenditore che ha avviato il proprio business in prima persona con la propria SRL, poi dopo, buona fortuna, insomma, comunque per soprattutto bravura direi per l'imprenditore, aumentano i fatturati, aumentano gli utili e effettivamente solo dopo hai la certezza di poter costituire una società semplice e quindi poi dovevi intestare le quote della SRL figlia per gestire al meglio il carico tributario IMSS, ok? Quindi in questo momento, nel momento in cui la società semplice acquista le quote da te privato, imprenditore, e le quote della SRL, ecco che di fatto ci possono essere delle imposte, ok? O almeno, se volessi essere sincero, i modi di passare le quote tue personali della tua SRL figlia alla tua società semplice, volendo, sono due: o utilizzi il conferimento oppure utilizzi la cessione di quote, ok? E però, a parte questo, a parte il metodo, io direi che quando tu sei un imprenditore e devi inserire una società semplice dopo, hai, male che vada, da gestire il fatto che devi pagare la plusvalenza tra il valore di mercato della tua quota nella tua SRL figlia e il costo storico della tua SRL. Quindi tendenzialmente il dato peggiore, in un certo senso, è che tu dovrai pagare delle imposte pari al 26% sulla plusvalenza, che la plusvalenza è data dalla differenza tra il costo di mercato, ok, scusami, il valore di mercato è più preciso, tolto il costo storico che ha la tua quota dell'SRL. Quindi questo è di fatto il dato, in un certo senso, peggiore che devi programmare, perché sono imposte che comunque tu dovrai versare l'anno successivo in sede di dichiarazione dei redditi. Bene, poi è anche vero che tecnicamente, se tu cedi o comunque fai un conferimento di quote che comunque ti danno il controllo della società e lo danno alla tua società semplice, ok, tecnicamente tu potresti pagare non proprio il valore di mercato, potresti pagare un valore un pochettino più basso. Però secondo me il punto di riferimento per quei pochi minuti che ho qui con te è che quando tu hai una riorganizzazione aziendale e devi utilizzare una società semplice holding dopo che tu hai costituito ovviamente la tua SRL, ecco che di fatto ti devi aspettare, male che vada, di dover pagare l'anno dopo alla cessione o al conferimento il 26% sulla plusvalenza che c'è tra il valore di mercato della tua quota e il costo storico che ha appunto la tua quota che possiedi nella SRL, ok? Appunto perché tu realizzi in qualche modo diciamo la vendita di un bene, ok, che tu hai e lo porti in capo alla tua società semplice holding e poi ovviamente andrai a risparmiare successivamente il maggior diciamo carico tributario possibile. In un certo senso fare questi calcoli serve anche per comprendere poi quanto diciamo utile devi avere per avere un reale vantaggio nell'utilizzare questa struttura. Quindi un pochettino avere consapevolezza fiscale delle imposte che devi pagare quando devi riorganizzare il gruppo serve proprio a te imprenditore per capire effettivamente la quantità di utili che devi avere e, prima e dopo la, diciamo, la trasformazione societaria aziendale, ok? Per capire se un determinato spostamento ti è utile o meno, o magari in quanti anni, diciamo, ti è utile fare questa cosa o per quanti anni ti è utile avere questa struttura societaria. Ok, perfetto.
Detto questo, ovviamente la società semplice è uno dei tanti strumenti di risparmio fiscale che puoi utilizzare grazie alla tua SRL, e se vuoi conoscere gratuitamente ulteriori strumenti di risparmio fiscale che puoi utilizzare grazie alla tua SRL, puoi andare sul mio sito www.efficaciafiscale.com e scaricare gratuitamente il mio manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che ti permettono di ridurre le imposte e contributi grazie alla tua SRL. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto! Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo delle SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!